Buongiorno, prepariamo la colazione e incominciamo questa giornata, una nuova giornata di studio. Allora, questa mattina pensavo di farmi pane, burro e marmellata con un po' di caffè latte. Ci sta, è abbastanza presto, però mi sono voluta alzare così almeno se riesco a concludere o studiare un po', mi organizzo anche per andare in palestra. Ecco qui, pronta per affrontare questo ultimo esame della sessione Psicologia della personalità e delle differenze individuali. Yeee, che gioia! E niente, e sono già al ginsenghino. Non ce la possiamo fare questa sessione. Mamma mia, male male. Allora, sono riuscita a fare un po' quello che mi ero data di obiettivo per questa mattinata. E oggi pomeriggio pensavo di schematizzare già questa prima parte che ho fatto e niente, però adesso sono venuta a prepararmi il pranzetto. Mi farò la pasta con il sugo di melanzane e la mozzarella, così poi vi dirò quali dei due delle due varianti ho preferito, se con ricotta mozzarella. E niente, adesso intanto che butto la pasta vado a buttare l'immondizia. Allora, feedback di questa pasta. Devo fare una premessa che ho dimenticato di salare le melanzane. Quindi non è molto confrontabile, però io ho preferito quello con la ricotta. Decisamente sì. Molto più gustosa, molto più cremosa, molto più buona. È arrivato il momento di mettersi dietro di nuovo a studiare. Ginsenghino, secondo della giornata. E niente, volevo farvi vedere, siccome me l'avete chiesto e vi avevo promesso, insomma, che affrontando il nuovo esame vi avrei un po' mostrato come mi organizzavo per schematizzare, insomma, in generale per organizzare un po' lo studio. Allora vi faccio vedere. Allora, questa mattina ho preso tutti gli appunti delle lezioni e visto che in realtà questa è una new entry perché di solito non l'ho mai avuta, ma ho il tablet dell'università e quindi lo sto utilizzando appunto anche per preparare insomma gli altri due esami che ho dato. Mi sono trovata bene, quindi continuo anche con questo. Quindi ho trasferito i miei appunti sul tablet appunto, così mi sto sottolineando, diciamo, leggo e sottolineo. Ora vi faccio vedere senza far cadere il ginseng. Allora, in pratica stamattina ho iniziato un po' a leggere e a sottolineare e adesso andrò a riportare sui miei schemi, cioè creerò degli schemi. La cosa particolare di questo esame è che avrò anche due libri da aggiungere, oltre 100 pagine di appunti. Li ho fotocopiati perché non avevo intenzione di spendere tantissimi soldi a riguardo. Anche qui ho sottolineato a matita e quindi siccome alcuni argomenti sono, per esempio questi li ho messi tra parentesi perché sono cose in più, però altre cose sono già state viste negli appunti, farò, cioè integrerò insomma. Qui abbiamo pure il Papa. E adesso vi faccio vedere come organizzo gli schemi. Fogli bianchi A4. Questi sono i consigli di Dani, poi ognuno ha un po' i suoi. Penna verde, penna blu, penna nera e mi manca la rossa, eccola qua. Generalmente i titoli, le cose diciamo più importanti, penna nera. La prima spiegazione dell'argomento, penna blu. I dettagli, quindi ulteriore spiegazione in verde e cose super mega importanti da non dimenticare in rosso. Ora proviamo a fare un po' di schemi insieme così vi faccio vedere la struttura. Ho finito di schematizzare quello che avevo in programma per oggi, adesso vi faccio vedere. Non sono il massimo dei miei schemi perché
dovuto fare un po'. Non era molto ben schematizzabile questa roba, ma è l'introduzione, quindi vabbè, va bene così. Vi faccio vedere. Sostanzialmente, così. Poi vabbè, dipende un pochettino dall'argomento. Tipo vabbè, qua avevo un modello a quattro quadranti, quindi vabbè, un po' incasinato devo dire, però se no generalmente scrivo appunto il titolo, le tipologie, quindi in questo caso sono gli strumenti, poi i dettagli, eventuali limiti, le cose come vi dicevo rosse un po' più importanti, eventuali ulteriori esempi in matita. E una suddivisione tipo di questo tipo. Spero che vi torni utile. Oggi mi sento particolarmente provata. Infatti, vabbè, si è fatto tardissimo. Ci ho messo una vita a schematizzare oggi proprio zero, zero voglia di fare altro, quindi inclusa la palestra, ma prima o poi tornerà Dani qua a Padova e mi rimetterà in riga. E tra l'altro mi sa che Dani arriverà settimana prossima, adesso capiamo un attimo. Detto questo, però almeno a far la spesa devo andarci. Spesina fatta, torniamo a casa. Allora, ho fatto una spesina veloce perché appunto se settimana prossima viene il Dani non volevo esagerare. Allora, vabbè, queste sono cose per la casa che ci servivano. E poi mi sono presa il mio solito fusee alla pesca. Allora, vediamo qui invece che cosa ho recuperato. Questa era una vita che volevo provarlo e ho detto, vabbè, quello con le fette spesse, integrale, seminoci. Cos'è i pan piattini? Vabbè. Ok, poi, vabbè, latte che l'avevo finito. Prosciutto crudo perché mi sono presa il melone. Ho visto dei video per capire il melone com'è buono, bah, speriamo di aver capito giusto e vi farò sapere. Poi ho preso del pane fresco per stasera, il kefir solito che prendo io, melograno e lampone, ogni tanto lo riprendo. Insalata che è arrivata dentro, tris di mozzarelle solite, pollo, olive, i miei soliti fiocchi di latte. E zucchine. Basta, solo questo. E niente, finito già. Pensavo di aver preso più roba. Comunque, vabbè, tanto appunto settimana prossima forse arriva Dani, quindi poi andrò a fare una spesa direttamente con lui. Era inutile caricarmi e prendere troppa roba che appunto poi non so bene cosa faremo, quindi prima che poi vada male, eccetera. Anche perché di verdure ho ancora un sacchetto pieno di carote e poi no, poi in realtà non ho un granché in frigo. Mezza mela, lo yogurt greco e le uova. E infatti avevo anche le uova, quindi top. Allora, questa sera per cena insalatina, perché avevo il pane, quindi volevo farmi un'insalata. Non sapevo bene cosa dentro, visto che ho già mangiato tanti latticini questa settimana, ho fatto il pollo. Ora sto preparando, eccola la mia tisanina che gira in microonde. Tisanina a caldo, perché ancora, boh, l'estate non so, qui non arriva. Da una parte meglio, finché devo studiare per la sessione. E se anche poi posticipa e va avanti fino oltre settembre, per me va benissimo. Forse per qualcun altro un po' meno, però ecco, prendiamo quello che viene. Allora, io non ho ancora deciso se iniziare una nuova serie perché oggi volevo incominciarne una, ma non ho trovato niente interessante. Quindi, visto che quella che mi avete consigliato mi è piaciuta, se volete lasciarmi qualche altro suggerimento, se me l'avete lasciato, ricordatelo perché magari me lo sono dimenticata. Che in sto periodo con la sessione sono un po' fusa. E quindi insomma fatemi sapere chi sono alla ricerca di una nuova serie. E niente, comunque sono abbastanza provata perché sono in giro dalle 7, quindi mi sa che comunque tra un po' andrò a dormire. Quindi io vi ringrazio come sempre per essere stati con me anche oggi. Vi invito a lasciare un like a questo video per sostenermi. Come sempre qua vi lascio i miei social e vi ricordo prima di salutarvi di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Noi ci vediamo domani, ciao!